Quante volte vi è capitato che eravate 3-0 sotto dopo 15-20 minuti e quittavate la partita? L'ho fatto anche io, sia ben chiaro, ma questa partita è stata assurda, ragazzi. Una rimonta clamorosa che vi farò vedere e tra l'altro poi abbiamo fatto il record di gol probabilmente. Però prima di iniziare, se volete acquistare crediti su Foot, ma anche giocatori, ragazzi, andiamo su Scegli il mio gioco, successivamente FC24. Potete scegliere sia i crediti che anche i giocatori da acquistare. Ovviamente scegliete la piattaforma Xbox o PlayStation o PC. Supponiamo di comprare 1 milione di crediti. Per ottenere un 5% di sconto basta che scrivete Fabio in maiuscolo dove sta scritto buono. Siamo in Weekend League, 4-3-2-1 in game. Questa è la squadra. Un po' di pecche a livello difensivo sicuramente ci sono, con Cambiasso che l'utilizzo attacco equilibrato 4-3-2-1, così mi aiuta anche in fase offensiva. Rodrigo Scala a centrocampo mi fa il CC di sinistra che avanza, quindi si inserisce in fase offensiva. E le tre punte sono Mbappé a destra, La Feller a sinistra e Moise Kean punta centrale, tutte e tre clamorosi in game. Le tattiche sono le solite: 20-71, passaggi diretti 35-4-3-2. Queste, come vi ho detto, è come l'ho messi in game. E ovviamente con Fagioli, resti in attacco, copertura al centro, avanza soltanto e copertura sulle fasce a Rodrigo. Rimane in centrale, rientra in difesa, inserisce dalle spalle, rimane in avanti alla Feller e Mbappé rientra in difesa. Però c'è da dire una cosa, switcho queste due con la Feller che mi fa l'esterno e Moise Kean a punta centrale. Cambiaso invece attacco equilibrato. Se avete giocatori simili fate salire sempre il giocatore più forte offensivamente come terzino sinistro o comunque terzino destro. Possibili upgrade che farò in futuro sono sicuramente dal punto di vista difensivo. Gatti buono sì, ma non lo so, non girano benissimo assieme questi difensori. Un po' di partite che le ho provate non c'è troppa CPU, ragazzi, in fase difensiva non mi sento sicuro, ci sono dei buchi clamorosi. Anche questo Balde non mi fa impazzire. Cambiaso in fase offensiva fa il suo molto molto bene, anche se singolarmente delle carte mi piacciono, però a livello di movimenti di CPU sento che manca qualcosa, quindi sicuramente nei prossimi episodi vedrete qualcosa che cambia sicuramente dal punto di vista difensivo. Queste due li amo, non sbagliano un passaggio, mi fanno impazzire e l'attacco, ve lo dico sempre, è clamoroso. Gomez, Van Dijk, Lam, vabbè dai, c'è una bella squadretta. Bravissimo. Guardate Fagioli, guardate quanto è bello, quanto è bello. Quanto è bello sto centrocampo, ragazzi. Non sbagliano un passaggio. Quanto ho cambiato? Migliore in campo, ragazzi. 1, 2, 3, gol. Cambiaso. Non si fa saltare e prende pure il contropiede, il fenomeno. Poi faccio gol. Impari. Ma vai a fanculo. Come cazzo ho fatto a sbagliare? Rodrigo. Palla dentro. Mbappé! Non sbaglia! Grande qua però, Rodrigo. Cambiaso? Dentro? La Feller! Easy! 2-0 per lui! Per noi, in realtà. Gatti tira un cazzotto bellissimo a Garrincha. Lo fai così? Sei qua? Dove vado? Faccio questo. Rigore, arbitro, Marotta League, no, mi dissocio, sto scherzando, interessi, sto scherzando, un po' di ironia. Guardate come, quanto cazzo, il passaggio della vita, guarda, il passaggio della vita, vuole. Oh, ma tu che visione di gioco, vabbè ragazzi, Gavi, ma tu che tiro di merda, inguardabile. Ma tu, ma c'è un quadro di quella fronte, la pre. Lo spigolo della fronte. Con uno stop. Con uno stop. Io mi faccio il culo incredibile per fare un gol. Lui stoppa la palla con Harry. Con una facilità disarmante. Manda 18 avversari al bar. È buona, Fagiolino. 1x2. Mamma! Che golazzo di Mbappé qui! Una bomba! Vi faccio vedere una finta che nessuno mi parla. Se tu fai così con Rodrigo, praticamente. Mi fai così. Oh! Lui quitta. Hai visto? Questa è una finta inedita, solo io la conosco. Palermo AC. Vediamo che squadra c'ha il Bro 1906. Questo c'ho lo squadro, non lo sento. Questo. Alle pezze. Ma com'è possibile che c'è una stagione? 1, 2, 3, 4 e 5. Boom! Easy, la matematica, il mio punto forte è la matematica, ragazzi. Un geometra dovevo fare, ragazzi. Il geometra. Madonna mia, Gavi, ve lo giuro, quando tocca quel pallone mi fa emozionare, porco schifo.
Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Come gioca questa squadra? Come gioca? Come gioca, ragazzi? Moise Kean se lo divora. Però lo vuole fare in maniera diversa. Bomba! 3-0! Ecco perché non aveva segnato prima. Lo voleva fare figo il gol. Che schifo. Guarda. Non devi fare gol. Porco Dio, porco devi farmi prendere il secondo. Sto schifo, ma non ti odio. Incredibile. Guardate qua. Non se ne fa più un porco. Ho il nostro gioco. Calma, devo stare calmo. Un piranha divento con questo videogioco. Voglio mangiare lo schermo. Non corre. Dove cazzo ti tiro dall'altro lato? Ma sono un coglione. Mani basse, bro. Rigore. Arbitro. Bravo. Che già stavo facendo VAR e cazzotti in bocca. Se non mi devi rigore. Bravo! Moise fucking King! Dov'è la difesa? Ma dove cazzo siete andati? Dove stavano? Due difensori sono... mi hanno buttato. Due difensori stavano. Ma che buono. Ma allora, se sbagli ti alzo le mani. Bravo! Moise fucking King! 5-3. Calmo! Calmo! Dove cazzo vado? Cogliola, perché non ho 92esimo. Questo mi insulterà tantissimo, ragazzi. Però dai, mi sono divertito. Mi voleva far perdere in qualche modo sta partita, però vabbè. Comunque da notare come c'è una maglietta al contrario, mannaggia la Madosca. Cambio maglia. Sto alle pezze, ragazzi. Minchia, ancora con la Morgan non gioca questo. E incredibilmente mo vedi, la Morgan sarà fortissima. Abbiamo iniziato bene la weekend day, ragazzi. E cadi, tribuna a vento. Non lo posso dire, madonna mia. Minchia, ancora con la Morgan gioca questo. E incredibilmente, mo vedi, la Morgan sarà fortissima. Vai, Moise! Se la divora subito! Minchia, come sto giocando di merda. Vai Moise, montiamo sta partita, ragazzi. Porco schifo, ragazzi, ho fatto un inizio da incubo, porco schifo. 28 minuti, 3-0 sotto stavo. Anzi, stavo. Vai Mbappé. Ma che buona. Vamos! Che golazzo! 3-3. Però adesso è bella azione. Bella. La rimonta in 45 minuti. Ho rimontato 3 gol 15 minuti praticamente. Dal 28esimo che perdevo 3-0. Fine primo tempo 4-3 per noi. Bella. Moise Kean ci ha messo 25 minuti per tirare, ragazzi. Mamma mia, la Feller, come la prendi mo? Nel culo la prendi. Nel culo. 5-3. La Feller, la migliore di tutti. Vai che buono. Ma perché cazzo faccio ste cose? Ah, perché voglio far segnare Mbappé. 6-3. Comunque che rimonta clamorosa. È possibile che ho preso 3 gol in 28 minuti da questo? Ma che gatti. È buggato nei calci d'angolo Federico. Mamma mia, che cava grossa, gatti. Ma proprio sotto l'incrocio. No. La paura dell'elastico, ragazzi. Guardate che giocata. Che giocata la Feller. No, questo è... Devo fare un tutorial riguardo il player lock. Come utilizzare il player lock. No, l'ho ammesso davvero. No. Ha messo l'elastico. Guardate il movimento della Morgan. Quanto è bello. Guarda, fuori dal campo. Lui dedica la sua vita alla PlayStation. E pur di pagare... Aspetta, arriva una bolletta da luce da 3.000 euro che... Solo perché tiene sempre accesa la PlayStation. Guardalo. Ha messo l'elastico. Guarda il movimento della Morgan. Perdevo 3-0 al 28esimo. Questo è il risultato finale. Il mio avversario ha messo l'elastico perché ha rosicato. Gli ho rimontato la partita. L'esemplare di tossicità della community di EA Sports FC. Ah, un gol di gatti, ragazzi. Nostradamus mi devono chiamare. 12-3, ragazzi.
Perdevo 3-0, ho fatto 12 gol, ragazzi. Certo, questo è fermo, però va bene. Cioè, io vorrei vedere la faccia di questo qui che ha messo l'elastico. Dovrebbero mettere una modalità dove tu ti riprendi mentre giochi ad Ultimate Team. Cioè, io vi giuro, penso che esploderebbe veramente come contenuto. Magari vendono delle PlayStation che, ha la cam incorporata con lo schermo o al TV, e fa vedere il tuo avversario mentre gioca. Tipo la videochiamata mentre giochi l'Ultimate, la Food Chain. Cioè, sarebbe una figata che ve lo giuro, quanti insulti che ti darei a questo pezzo di merda. Immaginate la faccia di cazzo che c'ha lui. E qui così. Mo li metto l'elastico. Mo li metto l'elastico. No, no, mo li mando un messaggio. Vale 150, ma poi sono tutti italiani, la maggior parte sono tutti italiani. Frega un cazzo, ragazzi. La gente che mette l'elastico, lo giuro, sono di una tossicità unica.